Siamo in via Bezzecca 4 a Milano, zona Corso 22 Marzo, e qui da quasi un anno e mezzo sorge una opera molto molto interessante, ovvero una stireria gestita da delle donne Rom. Sono sei donne che si turnano, che lavorano regolarmente e che offrono i loro servizi anche a questa zona, che li ha accolti in maniera assolutamente adeguata. Un bel progetto, perché coinvolge diversi soggetti. È partito su iniziativa di Caritas Ambrosiana con i fondi del Ministero dell'Interno, quei fondi che tante polemiche hanno creato, ma che in questo caso con i fari mediatici spenti hanno lavorato e come. Dopo un anno di sostegno del Ministero degli Interni si è passati a Caritas Italiana, che porta ancora avanti questo progetto. Un progetto di integrazione per donne Rom del campo di Via Novare e di Via Triboniano, che senza clamori sta funzionando e andando avanti bene. I loro figli vanno alle scuole, regolarmente frequentano, e la situazione è assolutamente normale e senza nessun tipo di problema di cosiddetto ordine pubblico. Questo dimostra come quando le associazioni del volontariato, del volontariato cattolico come la Caritas Ambrosiana, fanno un'opera che in realtà dovrebbe fare l'amministrazione comunale di soluzione di problemi concreti, si trovano delle soluzioni che sono vere, aiutano le famiglie in difficoltà a trovare casa, a trovare lavoro, a trovare un inserimento nella vita civile, nella vita urbana, e questo è un segno formidabile anche della migliore Milano, la Milano che noi vogliamo aiutare e che spesso il comune purtroppo non aiuta abbastanza. Ora tra un mese dovrebbero traslocare da questo negozio perché non possono più reggere il costo di questo negozio. Stanno cercando uno spazio, probabilmente non hanno trovato a Lambrate. La cosa più interessante sarebbe poterle far rimanere qua in zona 22 Marzo. Un appello potrebbe essere, se mai qualcuno ci ascoltasse, a mettere a disposizione o a suggerire una collocazione in 22 Marzo. E comunque l'augurio che noi facciamo a questa realtà è che, anche se dovesse spostarsi come sembra a Lambrate, possa andare avanti senza clamori e nel migliore dei modi. Tante esperienze davvero preziose come queste farebbero la differenza anche in una città come Milano.